mi chiamo Marilena e fino a poco tempo fa ho lavorato come insegnante presso una scuola che amo come la mia seconda casa, la Giulia Catalano, e ho quattro figli e tre nipoti meravigliosi. E io aggiungerei anche un bellissimo gatto che si chiama Tommy, che amo moltissimo incontrare quando vado a casa di mia figlia la domenica. Sono sposata con Raffaele da 40 anni e ci siamo sposati in chiesa e dico sempre a tutti che io sono convinta che il nostro matrimonio abbia funzionato proprio perché abbiamo tenuto sempre tra noi Gesù, perché è Lui che è la fonte dell'amore e da Lui noi abbiamo trovato la nostra forza. Famiglia non è soltanto un fatto meccanico, mi sono sposata, sono nati figli, ma la famiglia si sceglie ogni giorno perché è necessario ogni giorno ripetere quel sì che si è detto una prima volta. Io sono come mamma, dovrebbero poterlo dire i ragazzi, però in genere dicono che sono molto dolce. Forse la cosa più bella che mi è stata detta il giorno del mio compleanno. Proprio l'ultimo compleanno, mi è stato detto che mi hanno regalato una collana e mi hanno detto: Mamma, ti ringraziamo perché tu ci aiuti a scoprire il meglio di noi ogni giorno. Credo che più di questo non mi potessero dire, ed è la verità. Con loro, come anche con gli alunni, ma anche con gli altri, con tutte le persone che mi circondano, per quanto mi riguarda, cerco di trovare la parte migliore e in genere ci riesco. Comunità Famiglia Piccola Chiesa nasce insieme a noi. Noi ci siamo fidanzati molto molto giovani, io avevo appena 15 anni e lui 16 e ci siamo sposati anche giovani, 22 e 23 anni rispettivamente. E noi abbiamo, fin da giovani, avevamo l'idea di dover formare qualcosa insieme. Cioè, io credo che non ci siamo incontrati per caso, sono convinta che c'è stato dietro qualcuno che ci ha guidati. Perché questo accadde a Spello, in Umbria, eravamo a un ritiro con Fratel Carretto e il tema era perché vivere. E a un certo punto ci fu la giornata del deserto. Noi due andammo separatamente a riflettere e tutti e due tornammo con la stessa idea in testa di fondare un movimento che sarebbe chiamato Comunità Famiglia Piccola Chiesa, da un libro che lui aveva scritto a suo tempo, ma che era profetico. Dico che ancora tutto ciò che è scritto in quel testo non è stato ancora recepito e vissuto dalle famiglie cristiane. Un progetto di vita e di amore che passa attraverso la giovinezza, l'età adulta e la vecchiaia, che non si spegne mai perché l'amore è eterno. E, tornati a Foggia, abbiamo cominciato con 5-6 coppie di amici, alcuni di questi fanno ancora parte del gruppo. Abbiamo cominciato all'inizio semplicemente con degli incontri sui temi familiari, la scuola, la famiglia, ma piano piano questa comunità cresceva ed è nato un rapporto proprio una ricerca di una spiritualità che fosse tipica della famiglia, non quella dei monaci, non quella dei preti, ma della famiglia, una spiritualità che tenesse conto dei pannolini da cambiare, dei piatti da lavare, della quotidianità. Ecco, come Maria, vivere, lo straordinario nell'ordinario. Rispetto a questo movimento, i bambini hanno vissuto veramente bene all'inizio perché erano piccoli, giocavano con gli altri bambini, poi noi avevamo un cammino parallelo per i bambini, preparavamo delle schede, alla fine rappresentavano dei piccoli spettacoli, specialmente quando capitava che facevamo dei weekend di spiritualità, veniva veramente presentato un lavoro parallelo, però adatto alla loro età e che io stessa preparavo, essendo un'insegnante, sapevo come muovermi. Crescendo è venuta poi la crisi dell'adolescenza, che io credo che sia normale e direi salutare, perché devono imparare a prendere le distanze e a crescere. E a quel punto sono sorte altre scelte che però non sono mai andate al di fuori di ciò che avevamo insegnato. Ho due figlie educatrici di Azione Cattolica, una che ha seguito il movimento dei Focolarini e l'altro il rinnovamento. Mi sembra, insomma, di. L'importante per me non è il movimento che si sceglie, l'importante è seguire Gesù secondo il proprio stile, perché non esiste il movimento per eccellenza, nella Chiesa ne esistono tanti. Sono Raffaele, sono un diacono permanente in questa arcidiocesi dal 95 e chiaramente questa vocazione mi è nata all'interno di questo cammino di spiritualità familiare, insomma, come ha detto Marilena, che è nata con noi.
e quindi abbiamo dovuto anche sotto un aspetto creativo, no? Cercare di capire come potevamo essere una famiglia cristiana all'interno di una società senza separarci, no? Da tutti i nostri impegni, che può essere appunto il lavoro, l'educazione dei figli, le relazioni con le altre persone. È nata questa vocazione diaconale, forse anche spinto un po' da alcune persone meravigliose che abbiamo incontrato lungo il nostro cammino. E così poi qui a Foggia incontrai l'allora arcivescovo Monsignor Casale, al quale mi presentai, e da lì poi è nato tutto questo cammino abbastanza lungo di formazione sia culturale che spirituale, che poi mi ha portato a maturare all'ordinazione stessa del 95, l'ordinazione che è avvenuta a Santo Stefano il 26 di dicembre, quindi un momento anche molto forte, no? Come protomartire Santo Stefano che ci accompagna in questa esperienza. È chiaro che questa mia vocazione, che non l'ho scelta da sola, anche perché Marilena poi ha dovuto comunque dare il consenso anche per quanto riguarda questa mia, diciamo così, questa mia risposta, ecco, vocazionale. Ed è ovvio che ci ha stravolto un po' tutta quanta la nostra esistenza, perché già durante il periodo della formazione, molti sabati, anche delle domeniche, io non stavo tutte le ore qui in famiglia, insomma, ma ero impegnato per quanto riguarda la formazione, anche un'attività pastorale, perché nel tempo la Chiesa necessariamente doveva anche, diciamo così, valutare un po' se effettivamente era una vera vocazione, no? Quindi, ed è anche giusto che questo si realizzi. Per cui abbiamo vissuto dei momenti anche di criticità, però la cosa bella è che abbiamo sempre cercato di risolverli attraverso il dialogo e anche attraverso la guida spirituale, perché noi, come dicevo prima, ci sono delle persone che ci hanno seguito nel corso della nostra esistenza e che li abbiamo vissuti proprio come punto di riferimento, a cui ci accostavamo nei vari momenti di criticità per chiedere anche a loro, a lui, che cosa poteva in qualche maniera. Coloro che si accostano a questo percorso, no, di spiritualità, noi diciamo è un percorso di fede permanente, non è qualcosa che si riceve e basta, è qualcosa che si costruisce giorno per giorno. Ed è anche un consiglio che cerchiamo di dare a tutti, prima di tutto a noi stessi, di essere sempre vicini alla parola di Dio. Perché non basta essersi sposati in chiesa, e adesso diciamo anche che non basta manco più venire a messa solo la domenica, è necessario che ci sia un impegno, che può essere quindicinale, mensile, di incontro e dove si spezza la parola. E perché se manca questo nutrimento di questo pane spirituale, non potremmo acquistare quella resilienza capace anche di poter sopportare anche grossi pesi e superare anche determinate crisi. Quindi quello che noi spesso diciamo: state vicino al Signore, state vicino alla luce e vedrete che tutto si può appianare, anche perché oggi sappiamo che la strada più semplice è quella di aprire la porta e andare via, non riuscire a sopportare determinate problemi, o anche quando c'è lo stesso caso di tradimento, perché ormai sembra quasi all'ordine del giorno, insomma, dovunque ci volgiamo notiamo coppie che per un certo tempo stavano bene insieme, tutto a un tratto poi scoppiano. E uno degli aspetti fondamentali del nostro credo è proprio il perdono e quanto è difficile perdonare. Nelle ultime esperienze che abbiamo adesso per i percorsi per Nubende, in cui spesso aiutiamo il parroco, no? Nella conduzione, in effetti, parlando proprio del perdono, io posti proprio questa domanda: qual è quell'aspetto che Non secondo voi perdono. non perdonereste mai? E chiaramente è emerso questo discorso del tradimento. E invece dobbiamo, questa è una cosa molto, molto forte, dovremmo essere capaci di affrontare le realtà e di lasciarci anche accompagnare, perché il perdono non è qualcosa che nasce dal nostro cuore così in maniera spontanea, certamente è un dono di Dio, e dobbiamo anche iniziare proprio a fare un cammino per il perdono, che è quello appunto di sapere anche di ritenersi perdonati da Dio, perché molte volte anche noi abbiamo delle responsabilità, forse non sono così evidenti, no? Nei nostri atteggiamenti, nei nostri comportamenti, nella nostra mancanza di accoglienza, di tenerezza, di gentilezza. Tutti aspetti che questo Papa cerca di sottolineare, che molte volte noi li diamo tanto per scontato, a tal punto che poi ci dimentichiamo proprio che esistono queste cose, quindi diventa difficile poi andare a ricucire o ricostruire un evento critico. Quindi è importante. E allora, per poter perdonare, bisogna necessariamente però stare ancorati al nostro primo sì, che
Spesso io dico ai ragazzi, voi quando vi sposerete direte quel bellissimo consenso, io accolgo te con la grazia di Cristo, nella buona e nella cattiva sorte. Ho detto, ragazzi, ma voi rendete conto che noi spesso saltiamo con la grazia di Cristo, andiamo subito nella buona e nella cattiva sorte, ma dove potremmo attingere noi questa forza per poter superare tutte le difficoltà? È facile che se dovessimo pensare, secondo una mentalità, diciamo così, umana, si cerca il minor sacrificio, no? Il massimo utile, in effetti, no? Questo è che noi andiamo spesso alla ricerca. Ma ci dimentichiamo che la grazia di Dio è capace di intervenire nella nostra storia a tal punto da stravolgerla, trasformarla. Personalmente, in tutte le sue scelte, io ho accompagnato mio marito, anche perché io credo che una vocazione, sia a guidare una comunità, sia la vocazione diaconale, se un diacono è uxorato, sicuramente viene data a tutti e due. Io credo che quando in una coppia viene chiamato al diaconato il marito, anche la moglie viene chiamata ad un, come posso dire, ad una missione speciale, scusate, passatemi la parola. E personalmente all'inizio l'ho accompagnato con grande entusiasmo, perché siccome già lavoravamo da tempo nella chiesa, anche perché noi la nostra comunità non l'abbiamo vissuta come un club privato dove chiunque venisse poi fosse chiuso al resto, no, anzi noi nelle parrocchie lasciamo i gruppi aperti perché chiunque possa partecipare, e chiediamo ai nostri, se si devono impegnare, di impegnarsi proprio nell'ambito della pastorale familiare, scelto insieme. Anche il cammino che lui ha fatto l'abbiamo seguito. Alcune difficoltà sono giunte quando, secondo me, non ci si rendeva conto, ma questi sono i problemi dell'inizio, non ci si rendeva conto che un diacono sposato non poteva avere la disponibilità di un sacerdote o di un diacono non sposato, perché la prima missione, la prima chiamata, la prima vocazione era il matrimonio, in cui si andava a innestare il diaconato. Devo dire però onestamente che la Chiesa adesso ha fatto passi da gigante, soprattutto in diocesi dove questa realtà è presente da più tempo, e si sta veramente comprendendo che il ruolo del diacono non è nelle sacrestie, ma è nel mondo. Ed è, io scherzando ieri mi ha detto, se dovessi dare una mia definizione, cosa diresti? Un pontefice. Ho detto, non nel senso che diventi papa, ma nel senso che fai da ponte tra la realtà della Chiesa e la realtà del mondo. Quello che di lui mi piace è che lui è diacono sempre. Lo è a scuola, lo è in famiglia. Non è diacono perché si mette il vestitino e va lì sull'altare. Lui è diacono sempre, ed è questo che mi ha sostenuta anche nei momenti difficili che ci sono stati.